da parte della liturgia romana, basta prendere il cosiddetto lezionario feriale di Quaresima, e ha influssi anche da parte della liturgia monastica. In Milano abbiamo ad esempio il grande importante monastero di San Simpliciano, che ci ha lasciato un sacramentario, detto appunto sacramentario o messale di San Simpliciano, dove abbiamo questa rielaborazione della liturgia ambrosiana ad uso di una comunità monastica. La cosa interessante nello studio di questo messale è che proprio lì dove vi è questa compenetrazione tra ambrosiano e tradizione monastica, lì i monaci ci hanno conservato all'interno dell'eucologia della Quaresima un Libellus Missarum antichissimo, che non abbiamo ad esempio in altre documentazioni che diremmo ambrosiane pure. Poi dopo, sa, anche qua è un po' un'astrazione quando si parla dell'ambrosiano puro, no? Perché che cos'è e dov'è, no? Appunto, dobbiamo stare ai dati, ecco. Però è interessante questo, che lì in quella sede, no? Che è una sede monastica, dove troviamo queste intersecazioni fra le tradizioni, lì tuttavia è stato tramandato, è stato conservato, no? Un Libellus Missarum che, usiamo con grano sale questa espressione, sarebbe un ambrosiano puro, che quindi non ha niente a che fare con le altre tradizioni monastiche romane e che altrove non troviamo. Dobbiamo alla badessa Judith Frey questo ponderoso studio e la scoperta appunto di questa particolarità. Certo, ci sono delle reciproche influenze. Per quanto riguarda ad esempio l'ufficiatura, si vede come la tradizione monastica in parte influisce sull'ufficiatura ambrosiana di carattere feriale, ad esempio con una salmodia piuttosto lunga e di carattere continuo, inizio dal Salmo 1 e vado avanti numericamente. E tuttavia, dove si trovano le specificità ambrosiane più arcaiche, sabato e domenica, lì vediamo che gli influssi monastici non ci arrivano, si va avanti con la tradizione che viene definita cattedrale, no? Perché ci sono le due, no? il cosiddetto mattutino dei giorni feriali, da lunedì a venerdì, risente degli influssi monastici, con appunto una salmodia continua e lunga, sicut in quantum, meno lunga di quella romana, ma abbastanza lunga. Sabato e domenica, perché anche sabato è festivo nella tradizione ambrosiana, li vediamo che diventa impermeabile. Abbiamo la tipica tradizione cattedrale con la salmodia a ternaria fatta con cantici, no? È interessante anche questo vedere, dove nei giorni, nelle parti più specifiche, vi è una certa impermeabilità. Non so se però ho detto, qui sono i professori, no? Forse si potrebbe pensare che il mondo benedettino, per la sua sensibilità liturgica, sia stato più permeabile al rito ambrosiano. Pensiamo ad esempio anche al monastero di Sant'Ambrogio. Il problema invece poi diventa esplosivo quando arriveranno gli ordini mendicanti qui. Quello... il mondo monastico è recettivo, per quel che consta dalle fonti, rispetto al rito locale, si adatta facilmente e ovviamente compie quelle opportune operazioni di cui si accennava prima. Diverso invece poi sarà il problema della coesistenza di rito romano e ambrosiano nei secoli dopo il 1000, con l'arrivo soprattutto del XIII secolo con gli ordini mendicanti, ma perché cambia l'ecclesiologia. Cioè, cambiando l'ecclesiologia cambia anche la percezione della liturgia, no? A un'ecclesiologia tendenzialmente universalistica, romanocentrica, è chiaro che no, abbiamo questa diversa percezione, per cui la liturgia romana diventa il vettore di una concezione ecclesiologica che tendenzialmente non sopporta che ci siano tradizioni diverse, no?
l'ho detta in maniera brutale, ma la percezione è questa, cambia l'ecclesiologia. No, nasce il battesimo ambrosiano al femminile, pochissimo al maschile. Ah sì, anche questo sarebbe perché sì. C'è un monachesimo ambrosiano che sceglie proprio di utilizzare la liturgia ambrosiana, il canto ambrosiano, poi con qualche sviluppo suo proprio, mentre invece tentativi anche recenti di monachesimo ambrosiano non hanno... È stata una delle dei rammarici del Beato Cardinale Schuster. Lui avrebbe voluto impiantare, avere, no, una comunità monastica che celebrasse in rito ambrosiano, è riuscito a portare i cistercensi a Chiaravalle, ma hanno mantenuto la loro tradizione liturgica. Ci eravamo messi su questa strada, anche se di per sé, condumenza, ma lì hanno una liturgia che è piuttosto eclettica, no? C'è dentro tutto, e quindi un tentativo che poteva essere significativo era stato recentemente. Non sono di per sé formalmente monaci, ma sono canonici premostratensi a Mirasole, i quali avevano assunto totalmente il rito ambrosiano, ma anche con una convinzione e direi anche con un certo entusiasmo. Purtroppo motivi interni all'ordine e scarsità di vocazione ha costretto questa piccola comunità premostratense, che da 2 anni e aveva sede a Mirasole e celebrava il rito ambrosiano, a ritirarsi e tornare in Francia, da dove erano venuti, no? Ecco, e quindi siamo in attesa, chissà mai, però interessante. Io chiedo scusa, sarebbe bello poter andare avanti, ma sono le 17:05 quasi. Ci sono avvisi per domani? Allora, domani il convegno prosegue a Lugano. Siccome noi, il gruppo dei relatori, andrà con un autobus, in questo autobus c'è posto... Con un pullman, più che... non è la TM, spero. No, un pullman, allora un elegante... Sì, però l'autobus sembra che sia 65, poi dopo... Ecco, è un pullman da 30 posti. Ora, se qualcuno di voi volesse aggiungersi per venire e passare la giornata con noi in Svizzera e seguire la seconda parte del convegno, che culminerà poi la sera con la messa vigilare celebrata nella stupenda chiesa di Biasca, chiesa romanica, dal vescovo di Lugano, lasci il proprio nome e si trovi domani mattina alle ore 8 in via Necchi, davanti al collegio augustiniano, quindi accanto alla cattolica. Ecco, io penso che, io personalmente non lo so, ma chiedendo alla nostra bravissima Loredana, sarà una ventina, perché sarà un pullman da 50, no? No, è un pullman da 30, se non sbaglio, quindi non ci saranno molti posti, però una decina di persone che volessero aggiungersi possono farlo. Sì, ritrovo un quarto alle 8 con partenza alle 8, benissimo, qua mi dicono. Adesso, alla fine del mattutino. Adesso per accedere alla chiesa, non so se sono già arrivati gli amici del mito, vediamo. Noi abbiamo un ingresso separato, proprio perché la prima parte è riservata ai convegnisti. Allora, alle 17:15, quindi chi c'è entra, poi è come nella parabola evangelica, le porte verranno chiuse ed è inutile bussare. Non vi conosco. Alle 17:15, allora, uscendo dalla Pinacoteca, andate a destra, si prende via Cardinal Federico Borromeo, fondatore dell'Ambrosiana. Ecco. E andate dall'altra, ecco, arrivati a 3/4, c'è un portone lungo il muro dell'Ambrosiana, via Cardinal Federico Borromeo 2, si aspetta lì, perché alle 17:15 arriverà lo sposo e verrà aperta la porta. Venite accompagnati, si entra, poi dopo le porte verranno chiuse. Quindi è importante adesso non perdersi nelle chiacchiere, cioè nel senso di raccogliere ciò che c'è bisogno, e poi si arriva lì.